Altre modifiche alla norma, sezione 527, scelte messe in opera delle condutture per ridurre al minimo la propagazione dell'incendio. Ora, secondo te, se posi, allora, caso 1 e caso 2, caso 1, posi un cavo all'interno di una passerella in mezzo a un raccolto di altri cavi. Caso 2, posi un cavo all'interno di una tubazione che è incassata in una parete in materiale non combustibile. Qual è che propaga meglio l'incendio? La conduttura del caso 1 o quella del caso 2? Ovviamente il caso 2 propaga di meno l'incendio. Okay? Quindi ci sono tutta una serie di indicazioni nella norma per scegliere un tipo di conduttura che permette di ridurre al minimo la propagazione dell'incendio, oltre che mettere le sacchette, rei, eccetera, eccetera. Okay? Poi ci sono dei chiarimenti sulle piccole modifiche alla sezione 532, dispositivi di protezione contro l'incendio. Ad esempio, quando esiste un particolare rischio di incendio, si possono montare anche rivelatori di calore, di fumo, di fiamme, eccetera, eccetera, cosa che la norma prima non teneva in considerazione. Cioè, era un impianto d'allarme incendi, ma non era considerato per proteggere l'utente dal rischio incendio proprio a livello di impianto elettrico. Modifiche alla sezione 533, dispositivi di protezione contro le sovraccorrenti, e anche qui è una cosa importante. Cioè, proteggere l'impianto dalle sovraccorrenti è una roba fondamentale, non puoi esimerti dal farlo. Invece oggi vedo ancora elettricisti che dimensionano il cavo in base alla corrente che assorbe il carico. Sbagliato, non si fa così a dimensionare un cavo. Il cavo si dimensiona sia in base alla corrente che assorbe il carico, sia in base all'interruttore che c'è a monte. Se io ho un carico che assorbe 8 A e a monte ci ho cacciato un magnetotermico da 32, il cavo deve portare 32 A, perché se ho un sovraccarico, l'interruttore non scatta finché non passano 32 A e quel cavo si può incendiare, si può sfiammare, può diminuire la sua vita utile.